Hola ragazzi, bentornati su Spin Tires. Allora, volevo innanzitutto dire che mi dispiace, ma praticamente eravamo rimasti nell'ultimo gameplay che stavo, insomma, trainando dei tronchi lunghi, però purtroppo dopo un po', cioè appena mi sono messo a fare il gameplay, mi sono ribaltato, quindi mandato tutto a quel paese, ho deciso quindi di riprovarci da capo, però stavolta non con i tronchi lunghi, raga, perché è veramente troppo difficile. Quindi vediamo se riusciamo magari con qualcosa di più semplice. Quindi volevo fare il viaggetto dai tronchi con questo mezzo, che è l'unico mezzo con cui mi sono trovato meglio. Vediamo un po' allora cosa abbiamo. Intanto questo lo tolgo. E carro del legname può trasportare carichi. Carro del legname, e questo mi sa che è quello più semplice. Legname lungo, legname medio. No, 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 no. Facciamo qualcosa di semplice per cominciare. Ok, carro del legname installato. Ok. Carro congruo. Ok, allora andiamo un po' a prendere, andiamo a prendere qualche tronco. Oh yeah. Ok, quindi purtroppo ragazzi non se ne è fatto nulla col carico lungo. Magari quel carichi lunghi, forse ci sarà qualche mappa più decente qua. È una mappa parecchio complessa, quindi proviamo con qualcosa di più semplice. Questo mezzo va che roba, è da paura. Questo va ovunque. Intanto possiamo anche ammirare qualche difetto grafico. Allora, il vostro nick, ragazzi, cercherà di prendere una strada verso la falegnameria, veloce come il vento. Ce provo, no, perché comunque ragazzi è veramente tosto come gioco, ecco, basta poco e tanto lavoro va in fumo. Dai, 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 che almeno voglio vedere che cosa mi dà una volta che consegniamo la legna. Penso che la strada sia quella giusta verso la falegnameria. C'è una bella curva, una bella discesa. Veramente tosto, eh. Effettivamente pensandoci, anche se fossi riuscito col carico della legna lunga, insomma, insomma, con i tronchi lunghi, pure che fossi arrivato, ma dove arrivavo? È veramente difficile. Veramente, veramente difficile. Mi sa che per fare certi viaggi così complicati, veramente il multiplayer è indispensabile. Ci vogliono praticamente delle persone che danno sempre una mano. Magari chi tira, chi tiene il mezzo dritto e così via, no? Comunque, allora, dove ci troviamo? Allora, dovrei andare, credo, verso destra. Proviamo almeno con i tronchi corti, almeno vediamo se riusciamo a concludere qualcosa. Che qua c'è la solita strada di schifosa. Vediamo un po', allora dovrei scendere, no? Devo andare dritto. Mica, mica gira lui, no, se no per i fatti suoi. Ok, ci siamo. Dai che ce la puoi fare, so che ce la fai, so che sei coraggioso.
Però effettivamente questo mezzo, anche per i tronchi lunghi, penso che sia meglio. Questo mezzo sicuramente è meglio. Oh mio Dio, come corre! Speriamo che non subisce danni. Oh, di discesa è proprio bello. E poi in salita che ti voglio. Guarda, ci stanno i tronchi che mi erano caduti. Il gioco non li ha rimossi, se li ricorda. Vedi? E già si sta infossando, come dire, ah, mo qua te voglio. Dai, è bello, dai, 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 dai. Che voglio la legna, voglio la legna. Ci siamo quasi. Vediamo un po' sta legna se riusciamo a prenderla. Legname corto. Occorre installare cassone. Che cazzo ci sono venuto a fare fino a qua? Ma cosa mi sfotte? Allora scusa, sto coso a che serve? Ma mi sta sfottendo sto gioco o cosa? Ci vuole il cassone. Ma che bello. Mi sono fatto tutta sta strada per niente. Ci vuole il cassone, dice lui. E io che cacchio ho installato? Può trasportare carichi, legname. Mi sta sfottendo. Cassone. Legname. Legname medio. Quasi quasi proviamo col legname medio, eh. Ormai sono incazzato veramente, sposto tutto, spacco tutto, eh. Mi ha proprio fatto incazzare sto gioco. Prima dice che può trasportare la legna e poi diceva fanculo. No, 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 no. Allora, la malla. Vediamo se riesco. Se riuscissi, eh. Malla. Carro con gru o carro del legname? Ma va fa. Era un pezzo di due. Ora ho capito. Era il pezzo di un altro pezzo. Perché non me lo diceva prima? Ok, st'albero lo becco sempre. Questo poi è come quello di GTA che non lo puoi distruggere. Ma perché? 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 Purché? Purquai? La room. Oh my god. Oh, non me ne va una dritta su sto gioco. Prima mi si ribalta, poi vado lì e dice che non va bene. Mi sta a fare incazzare sto gioco, ragazzi. Che vuoi di caffè? Mo' io vado a tutto gas. Giustamente becco un albero. Dai, bello. I tronchi medi dovremmo riuscirci, no? Non dico quelli lunghi, ma quelli medi almeno. Dai, bello. Dai, 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 dai. Ti sto lavando solo le ruote, eh. Almeno arrivi pulito. Ti presenti ben bello lavato, no? Dai, che ce la puoi fare. Tanto hai solo un carrello con te. Non è che c'è chissà che. Ma che bello. Mi tocca rifare la stessa strada due volte. Devo passare di nuovo dalla parte del lago. Ma va bene. Giriamo. Lo spacco tutto, anche gli alberi che incontro non me ne frega più niente. A tutto gas. Pure in discesa è lento. Becca pure danni. Cioè. Non va neanche veloce, si danneggia pure.
Ah già che qua in acqua mi pare che il più uno andava bene, vediamo, ora ci provo a breve. Vediamo. Ma perché avariamo motore? Io non l'ho mica capito, prima perché funzionava. Boh. Cioè solo una volta mi è funzionato e non mi dava avaria motore, però non ho capito perché. Avevo sbagliato. Boh. La marcia 1 più era interessante. Vabbè, ce l'abbiamo comunque fatta. Sicuramente fare la strada all'indietro è l'ideale. Sperando che ce la faccio ovviamente. Dai 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 dai. Ma va un po' per i fatti suoi sto coso. Forza bello, forza! Forza che ce la puoi fare. Scusate, urlo troppo forte vicino al microfono, lo allontaniamo un po'. Ok, dai, bello che ce la puoi fare, dai, che ce la puoi fare. Vero? Che ce la possiamo fare? Eh? Che bello, che bello, che bello. Ce la possiamo fare, ora vado tutto a gas e m'ammazzo. Minchia quanto è vero! Aia, l'ho già scassato! Guarda come corro e l'ho scassato. Allora, tronchi medi. Ora se mi dice no, sai, dovevi portare questa cosa, ti sparo! Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. La legna media. Voglio stavolta la legna media. Andate via, brutti, brutti pietracci. Brutte pietre, state lontano da me. Giriamo il camion qua, quello che è, insomma. Giriamo anche se è una parola. Giriamo in mezzo alle pietre, che io mi diverto tanto a girare in mezzo alle pietre. Dai, 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 bello, gira, 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 gira. Dai, 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 che sono pure le 18:40, sta per far buio. Ora non so perché, sicuramente dice no, non può, non va bene. Miracolo! Oh, ora speriamo che non mi ribalto neanche il tempo. Madonna, ma sto coso non ci va dritto, eh. Dai, 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 ma perché non gira? C'è l'unico difetto che gira poco. Poi per il resto non è male, anzi è buono. Ora se mi ribalto qua mi incazzo. Dai, 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 dai. Piano, 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 non ti ribaltare che il carico è pesante. Ok, raga. Speriamo che ora ce la facciamo a farci sta salita, perché se non ce la facciamo non mi spiego come potrei mai farcela. Dai, che ce la possiamo fare. Piano piano, senza fretta, l'importante è che lui sale, perché se non sale so cassi. Ora qua è una bella salita ripida, sembra quasi che c'ha le gomme così lisce che sinceramente io non mi spiego come fa a salire.
No, dai, 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 non ti bloccare ora, dai. Che stiamo salendo molto, molto bene. A me piace, sto camion mi piace perché è forte, eh. Non fammi pentire di quello che ho detto. Oh yeah. Aspetta, dove cavolo devo andare? Allora, si va in direzione del garage, ovviamente. Allora, si va di qua. La discesa è buona? No, l'ascesa no, per niente. No, 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 di là non ci vado. Andiamo assolutamente di qua che è il posto migliore. Speriamo che non mi ribalto. La telecamera fa schifo, non riesco mai a capire bene nulla. Vai, 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 così, 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 così. Molto bene. Ok, ora è un po' più semplice. Forza, bello mio, forza, che ce la puoi fare. Dai, metticela tutta, spingi, spingi, spingi. Non è che sta partorito un camioncino però, eh. Allora, se vado dritto. Ma io dritto non ci devo andare. Devo girare a sinistra per forza. Devo riuscire a tornare verso il garage quantomeno. Che lì poi trovo la strada. Oh, ma questo non gira proprio. Ok, vai, ma me ne frega niente, sali pure di qua. Piano, 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 piano però, mizzica. Ok, fermo così, fermo così. Ok. Ok. Boh. Ok, ora c'è la parte con l'acqua che sinceramente non mi ispira più di tanto. Dai, 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 la parte con l'acqua. È solo la parte con l'acqua questa. Livello dell'acqua pericoloso, livello dell'acqua pericoloso. No, 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 ce la famo, ce la famo, ce la famo. E che dentro l'acqua non mi rendo conto se sto andando bene o male. Livello dell'acqua pericoloso, livello dell'acqua pericoloso. Ok. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Dai, il carico medio è più abbastanza sempliciotto, quello lungo è troppo esagerato. Ok, abbiamo superato la parte con l'acqua, vediamo anche l'acqua che viene spruzzata via dalle ruote. Davanti si vede poco, ma noi ce la faremo lo stesso. Nicchia deve farcela. Ok, dai, ora è un po' più semplice, dai, dobbiamo solo salire. Così, dai, è tutta una stradina adesso, non è nulla di che. Guarda che belle sospensioni che c'ha. Ok, vediamo, c'è una brutta curva qua. Dai, 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 il carburante non è neanche tanto, ma vediamo, qualcosa la troviamo. Piano, no? Qualcosa la troviamo. Ok, abbiamo superato anche questo punto. Adesso andiamo dritti dritti col carico.
Poi mi comincia a tremare il gamepad. Ecco, alcuni mi chiedono: Nick, ma giochi col volante? No, non gioco col volante. Io gioco col gamepad della Xbox 360, ma il gioco ovviamente è per PC, eh. Anche perché voglio dire, giocare col volante lo reputo una cosa alquanto difficile. Dall'esterno col volante non mi ci troverei mai. Dai, 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 dai. Piano, piano. Dai, 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 che ce la vuoi fare. Ok, abbiamo superato un'altra parte difficile. Adesso in teoria, oh, siamo nella strada. Già questo è qualcosa. Oh, non ti ribaltare proprio ora, eh? Dopo che abbiamo passato la parte più difficile, non d'azzardare a ribaltarti adesso. Allora, passiamo un attimino dallo garage per riparare il mezzo. Dovrebbe essere qua il garage, no? Dove ci troviamo? Ah, il garage è più avanti. Il carburante non è neanche una cosa tanto. Io non ci vado là. Ok. Datemi un attimo ragazzi che c'ho sete, devo bere, me lo concedete, vero? Ok. Un po' di acqua. E il nostro viaggio continua. Lì c'è il garage, qui ci sarebbe la cisterna che però se non vorrei dire una cagata. Ah, già che in teoria mi si rifornisce anche di carburante, quindi. No? Sì. Riparato, ecco il carburante. Ok, bella situazione, ora devo tornare cosa indietro? Per niente bello. Come situazione. Piano piano, piano piano, non famo cagate. Un momento, ma la stradina dov'è? Ma la stradina dov'è? Ah, ma è là la stradina, ma che sto a fa? La stradina è di qua, devo solo riuscire a sudare sto camion. Ecco, di qua ci dovrebbe essere la strada, credo. Adesso io mi sto completamente a confondere. Ecco qua la strada. Ok, portiamo il carico. Ci proviamo verso destinazione. Piano. Piano pianino, piano pianino. Vediamo la strada se è quella giusta. Ok, è quella giusta. Portiamo il carico a Mastro Geppetto, così che potrà fare com'è che si chiamava, non mi viene in mente. Non mi viene in mente il nome, quello che gli si allunga il naso. Ma com'è che non mi viene il nome? Devo andare di qua. Pinocchio, ecco. Giusto. Stiamo portando la legna a Mastro Geppetto per fare Pinocchio. Pinocchio, non Finocchio, eh. Non confondiamo. Ok, allora devo andare di qua. Ma mo qua te voglio. Qua è tutta quella zona curva e stretta. Madonna. Però una volta che arrivo sopra è fatta.
Ma figurati col camion, cioè col carico quello lungo, ma come si fa? Ma già qua sono in completa confusione. Però ce la fa, sicuro. A beccare le pietre ce la fa. Ma è divertentissimo beccare le pietre. Ah, ma perché mi sto andando così verso destra? No, eh. Camminiamo sulla strada che è meglio. Dai, che sulla strada non ho neanche bisogno del blocco differenziale della trazione integrale. Madonna, le pietre volano qua proprio. Ok, qua c'è una bella salita. Qua non ce la faccio più. La trazione integrale qui si fa sentire che ci serve. E mo qua te voglio. Riuscire a prendere queste curve. Piano piano perché siamo già tanto a rischio. Madonna mia, ma lo fanno apposta a mettere queste curve tanto strette. Madonna, e come devo passare? Dai, dai, ma io mi tiro tutto, pure la montagna mi tiro. Oh mio Dio. Madonna, meno male che sto. Ma figurati se ci dovevo passare col camion con i tronchi lunghi. Ma mi viene da dire, meno male che si è ribaltato prima, va. Qua non si vede niente davanti. Ok, così già qualcosa la vedo. Ora te voglio qua, su sta curva. Questa è pure peggio. Questa è una curva pure peggiore. Però noi ci proviamo lo stesso. Noi ci proviamo, raga. Ok, mi avvicino al microfono così potete sentirmi bestemmiare meglio eventualmente. Che belle gomme che c'hai! È per girare meglio! Ok, va bene. Mo te voglio. Oh, le ruote sotto l'asfalto. Sì, come no? Vai così, spacchiamo tutto. Madonna, una parola è qua, una parola veramente. Devo per forza di cose salire qui. Devo per forza salire da qua. Sì, così, bravo, così, magnifico. Figurati se devo fare tutta sta roba con i tronchi lunghi. Ma c'è veramente, è impossibile, ragazzi. Ora, spero che non mi butto giù dalla montagna. Spero che questa è l'ultima curva. Sì, questa è l'ultima curva maledetta, ragazzi. Ci siamo quasi. Allora, giriamo completamente. Tanto ormai ho capito che c'è poco da fare. Sì, direttamente salgo sulla montagna. Non te ribaltare che mi incazzo. Così, così. Bravo, bravo, bello di papà, bravo. Dove cavolo stai andando? C'è la strada. Ok. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Voglio vedere che cavolo mi dà alla fine di ricompensa dopo tutta sta fatica. Sempre se ci arriviamo. Ah, ma sono tronchi vuoti, che bello, trasporto tronchi vuoti. Ok, adesso in teoria è tutto più semplice. Adesso in teoria si tratta solo di guidare su strada asfaltata.
Quindi in teoria dovrebbe essere il peggio è passato, ragazzi. Teoricamente il peggio è passato. Quindi acceleriamo e cercheremo di portare a destinazione questo carico. Vediamo un po'. Ah, così mi piace. Dovremmo esserci quasi. Ci siamo quasi, dovremmo essere quasi arrivati. Oh, non da ribaltare che mi incazzo, eh. Ci siamo quasi. Ma dove cacchio è la falegnameria? Oh, quello che è comunque. La destinazione. Ma sto andando giusto. Madonna, è lontano ma c'è. Ok. Ci siamo quasi. Lasciamo anche delle impronte per terra. Come dire, Nick è passato di qua. Ok, non t'azzardare a ribaltarti, mi raccomando. Tutto gas, ci siamo quasi. Destinazione, eccolo là. Oh, scarica, già così meglio. E che mi ha dato alla fine? Che ci ho guadagnato? Tutto qua. E dopo tutta sta fatica io che cosa ho guadagnato, ragazzi? Non ho capito. Cos'è? Per la gloria l'ho fatto. Madonna mia, a me sto coso che non gira mi fa incazzare. Stacca rimorchio, direi proprio di no. Ok, ci fermiamo un attimo qua. E che mi ha dato alla fine? Io non ho capito. Consegnato 4 di 8. Ah, e che succede una volta che consegno tutto e 8? Una bella domanda. Ma lo scopriremo nel prossimo gameplay, ragazzi. Però intanto mi porto in posizione. Appena appare il garage, giustamente. Ok, quindi ragazzi, noi ho sbagliato il tasto. Ok, quindi ragazzi, noi concludiamo questo video. Spero come sempre, ragazzi, che vi è piaciuto. Insomma, abbiamo almeno consegnato il nostro primo carico. E come sempre, ragazzi, commentate, iscrivetevi al mio canale se non siete già iscritti. E se vi è piaciuto il video, se vi va di lasciare un mi piace al video, mi farebbe a me tanto piacere. Io, ragazzi, vi saluto. Ci becchiamo presto in altri gameplay come al solito. Ciao, alla prossima, raga!